Destination unknown, known. Ciao a tutti, Piadaroli dal grande Piadino 86 e in compagnia del grandissimo. C'è già un errore grande dove nel Vabbè, corridore veneziano. grande dove? Grande in tutto, anche nel pacco. Che te pareva? Visto che ci avete chiesto molti quando riuscivamo a finire il torneo, ci siamo dati una mossa, anche perché non ci riuscivamo mai a vedere. Sì, infatti, questa è gara 4, ragazzi, sarà anche l'ultima perché secondo me ne prendo tante di stick, quindi sarà l'ultima gara 4. Solo un miracolo mi può salvare e andare a gara 5. C'è da dire che Marchino non gioca da una vita a Worms. Io comunque, come sapete, ci sto Sì, l'ultima volta che ho giocando. giocato è gara 3, praticamente. Quindi fate mo' i Cioè, vostri l'ultimo. conti. Vabbè, dai, andiamo Vabbè, subito sul. quindi così faccio divertire un attimo gli utenti con prestazioni che simpatiche, vanegge e cagate, scusa. Io la penso così. Beh, io Vai. comunque in rispetto del mio avversario mi impegno al massimo, come facevano i Beh, buoni come samurai. sempre, beh. È No, giusto. È giusto così. È è la giusto filosofia del così. samurai, scusa. Dai, andiamo. Bravo, bravo, vai piada. E vai. Viva la piada, viva il cazzo, viva la figa, viva il culo, viva le tette, viva il culo del piada. Ah, Maria, andiamo. Il mio culetto lo lasciamo bene stare, sinceramente. Beh, bel Dai. culetto, vedi che te larghi troppo. Ci te larghi sempre troppo, piada. Cioè, sempre una. Dai, spacchiamo un po' di culo, spacco un po' di culo, spacco un po' il culo al piada oggi, eh. È ufficiale. Vai, ma cosa Sono stiamo sicuro che aspettando? porto. Ah, devo scegliere io. È vero, scusate, devo scegliere io la mappa, è vero. Coglione. Buongiorno. Che rincoglioni. Dai, andiamo. Ragazzi, qua c'è la prestazione del Kumena. Prestazione del Kumena. Guarda che mappa ingastrita. Nerdolone, alla nerdolo. Alla nerdolo. Ah, ma te Guarda che sexy, sei. alla nerdolo. Io ho riutilizzato i samurai in Ciao, prizoma, Lulu. perché non sapevo più che nomi inventare, quindi. Da, ragazzi, vittoria del Kumena, è già scritto. Quante parti c'hai in quinta? Cosa vuoi fare con quella dinamite? Basta, usiamo con Vermino praticamente. Merda. Muori, puttana. Allora, e si va a mettere un vicino al mio. Ma porca troia. Vabbè, ma è già morto praticamente. Tararara. Ma stai zitto, no, piadino, una obesa. Dai, dai, va là. Tieni l'aggressività per quando serve. Guarda. Vabbè, tanto, voilà. Mi sbreghi. Ma che ti sbrighi. Vediamo se riesco. Come da sta. Allora, Bello. ecco ragazzi, il piada è uno stronzo con queste robe, questi rampini, madonna, che do coglioni, oh. È impressionante, il fenomeno dei rampini. Fenomeno dei rampini. Guarda l'altro, fenomeno. Eccolo qua. E bimbo, minchia obeso, se ne va. Ma non è vero. Guarda. Vince il piada, dai trucchi. Non finisce qui! Dai trucchi. Non finisce qui, no. Guardalo. Ah, mi sono Eccolo qua. colpito anch'io. Bella. Ah, mi Dal sono colpito fuoco, mi spiego anch'io. nel fuoco. Adesso il fuocherello deve Vabbè, andare tutto sì. verso di te, così almeno. Ma stai zitto. Ma silenzio. Silent, please. Allora. Affermativo! No, mi sono fatto cagata come indiana. Ah, proprio lui, top, bene. Cagata come. Cagata come indiana, raga. Dai, vediamo Pronti alla cagata il come marchino indiana? che fa il tardo. Dai, vediamo il marchino che fa il tardo. Eccoma qua, ragazzi. Cioè, ma oh, finalmente, per una volta nella mia vita ce l'ho fatta. Vaffanculo, va. Stronti Lo del vedo molto cavolo. male come indossare. Dai, non ti colpire da solo, non serve mica. E dov'è? Nel fuoco. Ma muori. Ma niente, oh, minchia. Ma era tornato lì alla fine. Cioè, ho usato il jackpot per il culo. Ma dai. È vero, Vaffanculo. cavolo. Vabbè, almeno un po' combattuta la piada, per fortuna è capitata una partita un po' più combattuta. Ma sì, ma Per sì, ma. adesso.
terra adesso. Oh, se vai piano, che le mosse da wrestler, eccole qua, vai piano. Le mosse da wrestler sono bellissime. Ecco il piano, ecco il piano. Yahoo! Opa! Questo che busso! In bocca! Guarda la grava! Mi muore! Mi muore 100! Hai mai visto una bomba a 100? Eh beh, c'era la Napalm lì vicino, esploso il Napalm, è volato, ho fatto di tutto, ha preso. Ma le Napalm qual è? Ma quali sono le Napalm? Dai, quelle bocce, quei robi verdi con il fiammo col fuoco in mezzo. Ah, sapete, era... E questo cos'era, un perbaletto? Chi sei? Scusa, che arredo. Oddio, oddio. Oddio, che rincoglione. What are you doing? Che vuoi fare? Sei pericoloso te quando fai ste mosse. Sì, sono un coglione, la faccio sempre. Ma senti che pista è presa con una musichetta. Che è questo? Oddio. Dai, dai, esplodi, esplodi, brutto pingo. E vai. Ed è giunto così. È la Madonna. È no, è vicino a me, è chiaramente doveva morire vicino a me. Cioè, poi non esiste, non... purtroppo. 142. Ma che annoio. Ma che buono. Che buono, ragazzi, c'è niente da fare. Sono uno sfigato del caso. Ma era che casino che hai fatto? Ma che ho fatto un casino veramente obeso, comunque ragazzi, in ogni caso posso dire che abbiamo fatto 10 partite per scaldarci, mi ha distrutto proprio di brutto. Questa che è la prima che registriamo. Fatalità è più combattuta. Non ci pensi, sarà incredibile, eh? Vabbè, ma... No, ma perché siamo sempre là, ho avuto un po' più bava nelle posizioni. Qua la posizione del verme conta tutto, purtroppo. Se il verme in una posizione migliore, se non ce l'hai, perdi sempre. Questa è la morale di questo bel gioco. Ma non è mica sempre vero. Bisogna vedere un pochettino una serie di fattori. Cioè, ti devi anche salvare i vermini che sono in posizioni sfigate. Ci sono i sistemi, ho visto fare no, delle mosse, sì, della gente. No, che... hai i vermi in posizione... Se hai vermi in bella posizione, ce la fai. Cioè, 90 volte su 100, ecco, quantomeno. Cioè, non dico sempre, per carità, però... 90 volte su 100 ce la fai. Purtroppo conta la posizione contro, perché è chiaro che se sei anche bravo oltre a quello, cioè, è sicuro. Ecco. Ora facciamo cose più facili, perché io purtroppo, ragazzi, sono una pippa. In caso preferisco morire con la bombetta che con... Devo muovere! Anzi, facciamo così, spacchiamolo da così. Non lo ammazzo, però qualcosa farò. Dio Christiansen. Dio Christiansen è bellissimo. Fatti una mossa! Porca puttana, qualcosa. Un po' la ammazzerò, sto figlio di puttana di... 13, Vabbè, non toglie più di 45. La bazookata! No, fa, speravo che qualcosa, fosse qualcosa, non lo so, qualche mina impazzita, c'è la sconfitta è con onore, quindi va bene. Vabbè, questo è molto sicuro, pazienza. Non si può pretendere altrimenti. Bimbo minchio obeso deve morire, Martino, cioè, anche solo per il nome che gli hai dato. Certo. Sì, ma non è che va molto alla... Il mio, lì aveva 2 punti ferita, guarda che poi sei in vantaggio te. Sì, vabbè, però la cagata del Kumenda dietro l'angolo, ragazzi. Pioggia di fuoco! Pioggia di fuoco! E non vicino Yes. Io amo le vocine, io quelle amo. Oddio, affermativo! Aiuto, mi fai paura, Martino. No, ragazzi, qua pronti alla cappella del Cumena. Siete pronti, ragazzi? Io sì. Mi stai facendo paura. Ti vuoi muovere? Oddio Cristo, l'ho sbagliata, Ed era troppo forte. Purtroppo, ragazzi, questo è il primo problema, che giocando mai non so le distanze, le porte, le misure, i venti, e... faccio le cappelle, mi dispiace, ragazzi. Ma ti vogliamo fare anche la cassa. Bene lo stesso. Mancherebbe anche altro.
Che cazzo c'è incastrato sto piede? Solo con un errore macroscopico del piada, ma è difficile. Sappiamo che il piada si prende sempre queste cazzo di casse che vaffanculo e lui le prende. Dai, fa una cagata, piada, per lo spettacolo, una cagata per lo spettacolo. Eccolo là. Adesso va col baseball e muore, crepo. Vai, ok. Ti ho buttato via dalla posizione favorevole, così almeno il mio alto punti ferita rimane lì. Però mi hai fatto benissimo, baseball. Però Geisha zoccolina lì, a meno che non ti dà la passerina, non sopravviverà mai. Vabbè, qua insomma. Piaggia di fuoco! Quello è un calcio, è un calcio di rigore. Ok. Regret that! Sayonara! Piaggia di fuoco! Così sono rimasto con due vermini, uno a due punti ferita. E l'altro 82. Devo sparare per forza l'altro vecchio. Sì, sì, per forza. Sì, sì, sparo. Cioè, sparo a vuoto. E ho capito, ma mi ammazzo così. Ma sparalo lontano, sparalo lontano. Ci sei? Ma volevo coprirmi, vai. Ma tu sei coperto lo stesso, vai, anche da lì basta. Fai sparare così e poi vai indietro. Ok. Toh, vedi, sei tornato lì. Sì, non pensavo, dopo sparare chiuso, se non devo fare un cazzo. Bella partita, molto combattuta, anche qui, culo. Sì, infatti è venuto bene. Culo. Puro come indiana, te. Ma che cazzo è sto torcio? Anche prima me l'ha dato. Cos'è la torcia? Il piada sicuramente è 100 volte più forte, però tutte le casse arrivano a lui, cazzo. Sento molto mongo in questo momento. Qui c'è il vento. Oh. Non so, faccio sprecorrere. Vai, piada, dimostra il mondo. Ma non posso andare molto in là con questo. Adesso uso un oggettino marchino che non ho mai capito che cazzo serva. Ecco, bene. Fa piacere. Cos'è, calamita? Sì, cazzo serve. Bello. Ma sta lì? Non lo so. Sta lì e... attiri i proiettili. Forse no, non lo sbala la piada, fate una mente nuova, perché dopo... No, ma io sono domande che io volgo ai miei sostenitori, che mi rispondono sempre bene. Sì? Sì. Grandi. What do you want to do? So cosa fare, cioè, qua sono in crisi. Beh... Vorrei difendermi una... Da lì è duro arrivare in alto. Poi adesso non so. Calamita sta lì e basta. E dove sono finito? Ah, lì. Ok. Fatti una mossa! Oddio. Mi sono coperto qui. Mi sono coperto. Ti sei fatto il tetto. Sì, Mario ha fatto una cagata, ragazzi, però un po' di comprensione per il comandone, poi. Ah, Fiori, un po' di comprensione, davvero. Fiori, cos'è Fiori? Non fa morire. Via. Ragazzi. Guarda qua, mi sembro... E qua il piada mi distrugge. Muy ciao, camperone. Muy ciao, camperoncino mio. Vieni qua. Col piada è andato, ufficiale. Non finisce qui! Ah, no, è un altro. Il mio povero camper. Vale, e sono anche coperto. E mo adesso lì sto col mare. Non finisce qui! Sto col mare rimasto. Almeno della Shuriken. Vabbè. C'ho due vermini, non ho messo male l'altro pezzo. Uno o due punti di vita. Vabbè, ma se c'hai il bunker, là, attacco bunker, hai vinto. Ma attacco bunker non possono arrivare a questa pista, dice. Ah no, ah, è vero, hai ragione. E da dove arriva? Pioggia di fuoco! Pioggia di fuoco! Hai ragione. Basta, mi ritiro, sì. Ciao.
Guarda lì. Ti sei chiuso lì, te. Cazzi suoi, cazzi del piano, dopo me non me ne frega. Ma che cazzo serve sta calamita? Vabbè, piano, non lo so. Cioè, lì, sta lì e fa cosa fa? Fa schifo. Bello, una Gesù, una Gesù proprio utile. Dai, Piada, fai la cappellona. Vogliamo la cappella del Piada, vogliamo la cappella. Piada, eccola! La cappella. Eccola qua! Guarda dove è andata la cassa. Max, annoio! Guarda dove è la cassa, dove si è infilata la cassa. Vola. Dov'è? Là in alto, guarda lì dove c'è... Se sta buona con sta mappa, adesso lo indico io ai Piadaroli. Se sta buono sto cazzo di zoom. Ci sei? Quello siamo 1-1, no? Sì. Stronzo contro stronzo. Bella, ala. Ragazzi, sono felicissimo. Sono riuscito a tenere 1-1 col Piada, che è un fenomeno. È fenomeno, adesso non è che posso. Cioè, fenomeno. Io sono solo di gente che muovo molto meglio. Vabbè, in proporzione a me, insomma. Vabbè, ma tu hai un bel 82, quello là, quell'altro che è morto aveva 2, vecchio. Cioè, con 2, comunque era andato, quello là, questo, che è quello. È quello bestiale. È quello bestiale, come cazzo arrivo io adesso io? Devi giocare, sei tu il pro gamer, della sua te l'onore. Sono il pro cazzo, non sono il pro gamer. Adesso col missile mi fai fuori, vai tranquillo. Vabbè, mi apro un po' la strada. Mamma mia, ok. Però io potrei, vediamo cosa potrei combinare. Potrei creare. Ah sì, la cassa che vuole, è vero, adesso lo visto, è bella. Come cazzo sì, sembra. Sì, ma fatto tantissimo. Ci sei? Ma te cosa fai da lì? Non puoi muoverti. Ti sei chiuso proprio in maniera tale che non ti puoi sbrigare. Non ti puoi. Se ciao. Ti vuoi muovere? Mi difendo, Fioi. Difesa. Cioè. Che bastardo che sono. Ah, sei un. Sei un vile. Io sto pregando che il piano possa fare la cagata. A te che sudata, oddio, che mi devo fare, porca troia. È giusto così, così. Anche i nostri iscritti sono felici nel vedere noi mongoli. Vogliamo l'errore. Ma io penso che tutto. Provo a usare i furetti. YouTube vuole dare sì. Oddio no, questo porti. E ti rilasciano lì. Puttana. Sono forti i furettini, hai visto belli? Ma cazzo, ma. Ragazzi, te non pigli le casse, ma ci sono degli oggettini bellissimi, ti lasciano anche lì. Se ne è ancora, mi dici. Ci sei? Piange di fuoco! Vabbè, vado avanti a infilare cose. Ti vuoi muovere? Ok. Vabbè, tanto se hai ancora furetti mi batti. Ma i furetti non li ho. Ops! Come no, big bug! Allora, ma mi pare che mi devo mettere qua a far perdere una partita 20 minuti. Cosa faccio? C'è più un cazzo io. Dai, Piada. Vogliamo l'errore del Piada. Vogliamo l'errore del Piada. Guarda, io so che Piada. Mi faccio un culo, boia. Grande Piada. Bella mossa questa, grande. Bella cosa, poi non ho fatto niente. Grande, grande. Bravo, Piada. Proprio forte. Guarda cosa faccio. Intanto. Ah, ecco il trappano, cazzo. Questa? Cos'è? La torrettina, ho messa lì nel caso tu ti venga qualche idea. Ma guarda te, Marchino, che ci deve andare a fare imbucherare per non dire altro. Ci sei? Piange di fuoco! Non ho più un cazzo, però. Vabbè, puoi sparare una cannonata. Almeno la finiamo, cioè, il cazzo è lì da 2 ore in quel buco. Ma cosa fare, Fiori? Cioè, lascia lui, è lui che ha il vantaggio di merito, lui che deve fare il tiro sul principale. Hello? Ma come in up, big bug? Bravo, io non sono più ok. Cioè, mi ci sono infilato qua, porco troione. Ma che roba?
Vabbè, basta che usi la cosa, là, le telefono. Cioè, ci ho rotto il coglione, dai. La vado a perdere, non me la frega. No, vabbè, se fai questo... non finisce qui! Sì, vabbè, ma non la vado a perdere. Così. Panico, non so cosa fare, Fiori. Ci sei? Ah, panico di comenda, aspetta. No, non mi conviene. Non so cosa fare, Fiori, cioè, veramente. No, no, la bomba, non lo so. Troppo rischioso, non lo so, porca puttana, cioè vedi essere scarsi. Questo è il problema di essere scarsi, ragazzi, cioè non so cosa usare. Andiamo di bomba e che Dio te la mandi buona. Granata in arrivo! Granata in arrivo! E niente, se mi spiace. Ah, morendo due? Eh sì. Incapace! Ai 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 ai! Ah, morendo due. Pareggio! Mamma... Pareggio! L'ho tenuta! L'ho tenuta! Mamma fa il culo, dai! Allora, dai, ragazzi, visto che ho vediamo il risultato. Ho pareggiato, ragazzi, gara 5, me la dai vinta, dai, cazzo, me l'hai vinta. Ti va gara ma 5. Ma sì, dai, gara 5. Saburo Sano è stato il verme di questa partita. Toccolo Umano ha vinto il premio lato oscuro, Toccolo Umano si è nascosto sotto le coperte. Bello che hai avuto la squadra dei camperoni, ha fatto il camperone. Saburo Sano ha vinto il premio Scarafaggio, la squadra pedina si è divertita, la squadra Kumen è stata più accurata ed è stata anche più monotona. Tutto sommato. Rispecchia un po' il match. Beh, oh, però, allora, ragazzi, anche voi, dai, visto che abbiamo pareggiato, visto che sono 2-1, proprio per fare l'ultima partita bellissima, andiamo a gara 5, dai. Va bene, Comendone, va bene, Piadinona? Sì, ma non ho capito perché sto scegliendo una mappa. Non lo so, ho sbagliato, infatti. Ah, ecco, vabbè, adesso comunque rifacciamo una, cioè, cambiamo squadra. Sì, la gara 5 la facciamo, penso, domani, la facciamo domani, vecchio. Vabbè, dai, va bene. Dai, allora no. Salutiamo tutti quanti, adesso che, vabbè, non guardate che è cominciata la partita, che... ok. No, vabbè, quella è una cagata del Kumenda, che ho iniziato il Kumenda Vanessa. Va bene, comunque, ragazzi, consiglio due comunque, ragazzi, consiglio due canali strepitosi, ne approfitto che sono sul canale del Piade, che l'ho già fatto anche sul mio. Comenda Veneziano Channel e Piadina Channel sono i due canali più belli di YouTube. Perché non siamo mica di parte, No, ma è molto no, ma poi ha molto senso fare pubblicità sul tuo canale. Sì, infatti nel mio canale, formazione del mio canale è qualcosa di proprio orgasmico. Siamo grandi, ragazzi. Un solo vedo, un solo allarme, tutto il mondo in fiamme. Ciao, ragazzi, ciao dal Comendone. Ciao a tutti anche dal Piadinone.